fatto che io vada a lavorare per portare da mangiare a mia figlia, però poi contribuisco con la morte di altri bambini in un altro paese, per me è veramente folle. Questo qua è un movimento che non riguarda solo Genova. Ha preso campo a livello europeo, quindi abbiamo molti contatti con i portuali spagnoli, con i portuali francesi, con i portuali greci del Pireo, con gli svedesi, con i portuali di oltreoceano americani. Abbiamo incominciato questa battaglia contro questa nave che è la Bari per la questione del traffico di armi. Genova è diventato uno dei centri, diciamo, di quello che è un po' lo smistamento di armi nei vari teatri di guerra grazie a questa compagnia che va come dire, a fornire quegli eserciti tipo quello arabo saudita nel caso del conflitto con lo Yemen o anche per quanto riguarda la Turchia con il conflitto in Siria, in quelle guerre dove vengono violate tutta una serie di leggi internazionali anche sui diritti civili e via dicendo. È una battaglia molto dura perché continua ad attraccare, continua a trasportare, continua a fare i suoi traffici sempre con la protezione dei vari stati. Si vedono oltre ai carri armati, mezzi blindati, elicotteri tipo Apache, Chinook elicotteri da trasporto, doppia pala, mezzi bellici, di guerra. La legge che secondo noi viene violata è la 185 del 90. In questa legge c'è tutto un passaggio specifico sulla questione che ha vietato il transito di armamenti diretti in quei paesi che usano come risoluzione finale l'atto della guerra e quindi per noi è da applicare questa legge, seppur non ben voluta da chi commercia in armi. Poi c'è anche tutto un aspetto sindacale che è legato alla sicurezza sul posto di lavoro, perché queste navi quando entrano comunque al loro interno hanno degli esplosivi. Le immagini di Beirut o di Viareggio credo che le abbiamo viste tutte nel caso di esplosioni, quello che può succedere. Noi non vogliamo che si replichi una cosa del genere nel porto di Genova. Per noi bloccare i traffici di armi o far sì che i porti non diventino mai degli snodi per i traffici di armi è centrale. Lo diciamo da compagni, lo diciamo da lavoratori, lo diciamo da sindacalisti. Questa battaglia, con quello che sta succedendo ai confini est dell'Europa, diventa ancora più importante per noi. Nel momento in cui ti metti contro una compagnia marittima come la Bahrain, che è la prima al mondo per quanto riguarda il traffico di petrolio, perché parliamo di una compagnia che ha 80 navi, 6 di queste 80 navi dedicate alla logistica militare, e la risposta è proprio stata quella di un tentativo di associazione delinquere facendo passare a noi come dei delinquenti e non loro che non rispettano la 185 del 90 e l'articolo 11 della Costituzione, ci ha dato ancora, come dire, quella carica in più per dire bene, siamo dalla parte del giusto, andiamo avanti. Non rimpiangiamo nulla, almeno io non rimpiango nulla, rifarei tutto da capo.